sono le 9 del mattino, sono già in giro. Questa qui è la zona di Haymarket, dove ho l'hotel, ed è molto caratteristica e bella, non è troppo distante dal centro. Sabato mattina, davanti alla Usher Hall, sembra che ci siano dei laureati, penso, che stanno festeggiando la loro nomine, perché hanno tutti una divisa che sembra quella di Harry Potter, quindi boh. Ecco, questo è un parco, diciamo tipo stile cimitero, forse era anche o è anche un cimitero, direi, alla base del castello che forse potete intravedere tra gli alberi là in mezzo, ma non credo che questa fotocamerina possa permettervi di vedere. Molto bella e caratteristica la struttura, anche tutto molto bello e con atmosfera veramente da film. Alle mie spalle potete vedere il castello di Edimburgo, mentre noi siamo nel parco. Dietro a quella chiesa col cimitero di prima. Bellissimo, probabilmente più bello al tramonto. Bene, quello che state vedendo è il panorama praticamente da un sentiero che ci sta portando al castello di Edimburgo. Alle mie spalle, come potete vedere, l'entrata del castello di Edimburgo e la bellissima vista dall'altra parte rispetto a prima del panorama. Adesso proverò di entrare e di vedere se riuscirò a farvelo vedere un po' dall'interno. Questo è proprio il panorama da dentro al castello di Edimburgo. Vedete anche i cannoni. Il tempo è già cambiato, è già venuto su un po' di nuvole, non dovrebbe piovere oggi, però siamo comunque a Edimburgo. Sono dentro al museo delle guardie scozzesi. Ho aspettato un po' perché non ci fosse molta gente. Quelle che state vedendo sono gli alloggi dei prigionieri dentro la prigione del castello di Edimburgo. Circa 20 metri fuori dalla prigione, questi sono i bagni della prigione. Io sinceramente non vedo buchi, non vedo cose particolari, non volevo essere di sicuro quello che ne andava a pulire. Queste sono le camere reali. Quello che state vedendo è il cortile interno dell'area del re e della regina. Non male, direi. Quella che state vedendo è la Playwood House, alla fine del Royal Mile, che porta dal castello fino a qua. Molto bella, è del 1500 più o meno. E adesso la vado a visitare. Eccoci usciti dal palazzo, bellissimo ma un po' cupo. E queste sono le rovine dell'abbazia attaccata al palazzo. Un giro nei giardini dietro la residenza, questo albero probabilmente è qui da qualche secolo, le rovine dell'abbazia, ed è tutto molto bello, soprattutto in questo autunno con le scolorazioni che tendono già al giallo e al rosso. Molto bello. Giusto per un pranzo leggero sono entrato in uno dei tanti caffè e ho deciso di prendermi un panino.
Come potete vedere c'è giusto l'insalata che mi farà tanto bene questa insalata e quindi... Siamo su Calton Hill, quello era il monumento a Nelson, questo è l'osservatorio, non credo che sia ancora funzionante. È uno scorcio di quello che si può vedere come panorama. Intanto avrete notato il meteo che è peggiorato oggi pomeriggio. Sono le 3, la vista del castello di Edimburgo là in fondo e il mare poco più in là. Un altro scorcio di panorama dell'Edimburgo con il meteo molto British. Sempre su Calton Hill, questa è l'ultima vista panoramica perché vi ho fatto ormai vedere tutto. Molto bella la città di Edimburgo, forse molto caratteristica anche in questo periodo dell'anno con questo meteo. Il monumento a Walter Scott, come potete vedere, è molto vittoriano. Sono quasi stato investito da un policeman inglese che stava dando dietro a uno scippatore e capita anche questo ogni tanto. Se siete degli amanti degli sport estremi o anche solo vi piace tenervi in forma, sappiate che Edimburgo fornisce naturalmente tante opportunità come le scalinate e le colline. Anche oggi instancabile come pochi e con due polmoni giganti. Uno passeggia così per le strade di Edimburgo e vede un bellissimo college qui l'interno, che ricorda molto Harry Potter, anche perché si chiama Scuola della Divinazione, Nuovo College.